prima fase di studio, squadre molto corte, il 4-4-2 Sandreani è il dispositivo del Cagliari, si concede pochissimo spazio, si pressa nella parte centrale del campo e per un quarto d'ora non ci sono praticamente azioni. La prima azione è questa, uno spunto di Muzzi sulla destra, il cross al centro, il tentativo di testa di Silva, il pallone che passa alto sulla traversa della porta difesa dall'italo argentino Rubini, ex Tempio, amico di Marco Sanna perché giocavano insieme. Palla poi all'indietro da Muzzi a Sanna, Lonstrup che si inserisce, va al cross e c'è l'anticipo di Sogliano su Silva che tentava il colpo di testa in tuffo e in questa occasione è occasione gol per il Cagliari al 24esimo minuto. Cagliari che talvolta esita un pochino in difesa, lo vediamo in questa circostanza, il colpo di testa di Zanoncelli, si scontrano Ville Zanoncelli, altro colpo di testa di Scugugia, alla fine c'è la conclusione tentata da Conca, ex Carbonia, e palla che è terminata al lato 2 metri alla destra di Scarpi. Punizione di Macellari, il colpo di testa tentato da Silva, la palla fuori area, lascia Sanna per Scugugia e il tiro di Scugugia, controllato peraltro da Rubini, è vicino al 7. Poi un calcio d'angolo, il colpo di testa mancato da Silva, la palla per Macellari, Macellari che finta il cross, si accentra, desiste dall'affondare, da palla a Lonstrup per il cross e guardate che palla gol per Berretta che piazza la palla, ma la piazza troppo angolata, passa fuori, è l'occasione più ghiotta del primo tempo, capitata al 37esimo. E poi al 42esimo ancora Cagliari, nel primo tempo il Cagliari sommato ha costruito più azioni gol del Ravenna, la conclusione rasoterra di Silva e la parata sul tiro centrale ancora di Rubini. Ancora Cagliari in chiusura al 43esimo, l'azione stavolta di Vasari che non si è visto molto durante la gara, il cross, il tentativo comunque di Muzzi che si era accorto che la palla era troppo lunga e la palla che è terminata fuori. Secondo tempo con Cagliari che parte subito con questo lancio, si perde questo lancio e infatti sarà il Ravenna a fare il gioco nel primo quarto d'ora. Ecco la prima azione, Gabrieli che si inserisce sulla sinistra, il suo cross, il colpo di testa di Franciosa, la stupenda parata di Scarpi, d'intuito anche perché palla centrale, Scarpi riesce a ribattere. Il capolavoro del portiere però su questa punizione, la batte Buonocore, ex Torres e va a volare al 7 per toccare la palla, per levarla dal 7 alla sua sinistra. E poi il Cagliari con O'Neill che è entrato al posto di Lonstrup, O'Neill che lancia Vasari e il giocatore tende ad andare via a Sogliano che non gli permette se non il cross, una palla che si perde in avanti. L'ingresso di O'Neill va a togliere un po' di equilibrio al centrocampo, infatti il Ravenna è ancora vicino al gol, ancora con Francioso, para Scarpi ma ci deve mettere il piede Zanoncelli per evitare che la palla finisca comunque in gol. Dicevo, l'uscita di Lonstrup ha alleggerito un po' il centrocampo e il Ravenna in questa fase ha pressato maggiormente. Ancora Gabrieli e la palla al centro per Francioso con l'anticipo stavolta di Scarpi. Siamo ora al cambio tra Cavezzi e Silva che ridà un po' di equilibrio, Silva che si era strappato nel riscaldamento e ha comunque giocato per buona parte della gara. Vasari ancora un tentativo di spunto ma Sogliano lo marca bene, riesce ad allontanare il pallone, va a dargli anche un buffetto sul capo per la simulazione secondo il difensore. E siamo al 33esimo, ancora Cagliari, ancora O'Neill, la conclusione sul palo e Rubini qua recupera bene la posizione perché si stava già lanciando dall'altra parte, O'Neill ha tentato di trovare il palo vicino. Ancora Cagliari al 34esimo, Muzzi, in questa fase il Ravenna è un po' calato sul piano fisico, il Cagliari forse poteva affondare di più ma ha tentato di andare in gol ma senza riuscire in modo convincente a costruire delle azioni. Vediamo come si conclude questa azione, c'è il cross di Macellari, la palla all'interno dell'area, tenta Muzzi, il pallone viene ribattuto, tenta Vasari ma trova il muro dei difensori, alla fine il pallone arriva a Cavezzi, ma come vedete se si vuole avere un centrocampo più robusto non si possono avere anche i battitori liberi. Hai detto in radiocronaca su Radio Sintoni era più un tiro da meta piuttosto che un tiro da trasformazione del rugby piuttosto che... Sì. Punizione di Gabrieli con palla che è terminata al lato e adesso al 40esimo vediamo, anzi no, al 49esimo vediamo ancora l'azione conclusiva della partita, in seguito a una punizione il pallone viene allontanato dalla retroguardia del Ravenna, alla fine il Cagliari mi è parso non volesse accelerare più di tanto il ritmo. Cagliari che nel secondo tempo un po' staccato la spina. Beh, non ha staccato la spina, è venuto fuori un po' il Ravenna ma credo soprattutto nei primi 25 minuti, poi dopo... Dal 25esimo in poi abbiamo avuto anche altre opportunità per chiudere la partita, quindi diciamo che abbiamo avuto 25 minuti di confusione perché non abbiamo giocato la palla ma la buttavamo sempre via e quando c'è bagarre soffriamo un po'. Il Cagliari che dovrebbe diventare un po' più cinico davanti, leggere meglio la partita e concludere, permettere possibilmente di chiudere la gara, ecco. Sì, questo è vero, abbiamo anche oggi comunque nel primo tempo abbiamo creato 3 opportunità da gol limpide
e probabilmente se fossimo stati un po' più cinici avremmo vinto la partita.